Bene, hai le videocamere, i microfoni di Media Hotel Radio. Abbiamo Leonardo Massa, country manager per quanto riguarda MSC Crociere. Leonardo, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Chiaramente non è la prima volta alla BMT. Beh no, siamo alla 20ª presenza in BMT. Quindi siete un po', la vostra immagine è cresciuta anche insieme alla BMT. Verissimo, siamo legati a questa manifestazione e poi con un po' di campanilismo tipicamente napoletano devo dire che è bello vedere una fiera del turismo a Napoli così importante. Senza dubbio, l'evento nel travel più importante per il meridione, senza dubbio. Assolutamente sì, è un evento che da 20 anni ci vede protagonisti. Perfetto, beh, segni di ottimismo, segni di ripresa per il turismo in Italia, come vive MSC tutto questo? Beh, cavalca quest'onda nel vero senso della parola. MSC ha un piano industriale per i prossimi 7 anni straordinario, un investimento di oltre 5 miliardi di euro che ci permetterà di costruire 7 nuove unità, portando la nostra attuale capacità dai 40.000 posti letto giorno attuali a circa 80.000, quindi raddoppieremo nei prossimi 7 anni. Accidenti, cioè un progetto sicuramente ambizioso, qui il campanilismo però assume i contorni del campanilismo nazionale, perché cioè, è un po' un orgoglio del comparto turistico italiano MSC. Beh, spero che non solo per il comparto turistico ma per l'industria italiana MSC possa rappresentare un valido portabandiera dei nostri valori. Penso in modo particolare alla cucina, agli arredi, al vivere italiano e allo stile mediterraneo, che sono le caratteristiche della nostra azienda. Leonardo, la ringrazio tantissimo, in bocca al lupo. Crepi il lupo, e i marinai dicono anche altro che per motivi di educazione non dirò. Grazie. Esatto, arrivederci.